perso il controllo ed è finito fuori strada. È accaduto questa notte all'altezza del bar Il Caffè del Porto di Fano, l'incidente autonomo che ha coinvolto solamente l'autista della macchina che si è schiantata contro la staccionata ed i tavoli di proprietà di alcuni ristoratori situati dall'altro lato della carreggiata. Il guidatore, rimasto illeso, avrebbe già pattuito il pagamento dei danni sia privati che al comune tramite l'assicurazione. E questa è la curva da cui questa notte una macchina è uscita fuori strada andandosi a schiantare in questo punto ed andando a distruggere tavolini, sedie e le fioriere appartenenti alle attività che sono poste dall'altra parte della carreggiata. Un tratto di strada, fanno sapere i ristoratori, dove le auto sfrecciano a tutta velocità, un pericolo per clienti e non solo. Per quanto riguarda la curva è stato segnalato diverse volte sempre a livello verbale, comunque sì, è una curva in cui si va abbastanza forte, ma anche non andando forte può bastare veramente un attimo di distrazione e piuttosto che fare la curva si va diritto. Noi qui, diciamo tutti i locali, abbiamo parlato più volte comunque sia che ci vorrebbe un qualcosa che rallentasse la macchina quando arriva. Se non è possibile rallentare con un dissuasore, con un dosso, con un qualcosa, perché ci è stato detto che non si possono mettere, perlomeno mettere un tutor, un autovelox, una qualsiasi cosa che impedisca comunque sia alla macchina di prendere la curva in velocità, quello sicuramente sì. E io direi che sia una cosa da fare anche in vista della prossima estate, visto che noi tutti come attività siamo andati di là della strada con i tavoli per via del Covid, è una cosa che è piaciuta a noi, è piaciuta anche all'amministrazione, è piaciuta alla città di Fano, è piaciuta ai turisti e quindi se la cosa si dovesse ripetere preferiremmo essere in sicurezza noi operatori che ci lavoriamo e sapere che sono in sicurezza i nostri clienti.